Partecipato convegno antimafia a Montauro, iniziativa voluta dall'amministrazione comunale per commemorare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Allora, questa è nata dall'incontro con il sottoscritto e il consigliere Leo Aiello circa un anno fa, dopo una riunione di maggioranza. Parlando dell'argomento che trattiamo oggi, abbiamo trovato in comune diversi pensieri che ci coinvolgono. E allora abbiamo detto perché non farlo una volta qui da noi, che non è mai stato fatto. Quindi parlando abbiamo un po' le nostre esperienze personali, le abbiamo snodate, lui e le sue conoscenze, io e le mie conoscenze. Abbiamo contattato un po' di persone, quindi da qui è nata l'idea di creare qualcosa che vorremmo negli anni, che se questa fosse solo una prima edizione, in poche parole. Due importanti testimonianze al tavolo dei relatori, Piera Aiello, oggi deputata e componente della Commissione parlamentare antimafia, e Luana Ilardo, figlia di Luigi Ilardo, infiltrato all'interno di Cosa Nostra, sulla cui uccisione pesa l'ombra della trattativa Stato-mafia. Niente, oggi, quest'anno si ricordano le grandi stragi, quella di Falcone, quella di Borsellino, ma anche la settima vittima di Via D'Amelio, che è Ritatria. La gente tende a ricordare purtroppo i morti. Noi dobbiamo capire che si devono difendere vivi, dove ci sono tanti magistrati importanti che stanno facendo la vera lotta alla mafia, tipo Gratteri, Matteo, ma tanti altri. Ci sono anche tanti magistrati poco conosciuti che fanno la vera lotta alla mafia. Noi dobbiamo essere un popolo che ricorda i vivi, non solo gli eroi, non solo i morti. A 30 anni si fa, come si dice, un resoconto di quello che è stata la mafia e di quello che oggi è la mafia. La mafia è sempre più forte, ha cambiato veste, non è più la mafia di Coppola e Lupara, ma bensì la mafia di business, la mafia che io dico ora è con giacca, pantalone di vigogna e il PC sotto le ascelle, la mafia che fa affari, ma non solo in Italia, anche all'estero. Purtroppo sì, la storia di mio padre è esattamente incastrata nel contesto della trattativa, di conseguenza mi permetto di dire che è una pagina amara della storia italiana, della nostra Repubblica, e oggi, nonostante siano passati tanti anni, purtroppo mi trovo ancora a chiedere qua verità e giustizia riguardo alla morte di mio padre. Oggi è una giornata importante, ringrazio ovviamente il Comune di Montauro per averci ospitato e noi procediamo comunque sulla nostra strada cercando di fare memoria e continuare a lottare per quello in cui crediamo. Interventi conclusivi di Giuseppe Brugnano, segretario nazionale del sindacato di Polizia FSP, e Wanda Ferro, deputata e segretaria della Commissione parlamentare antimafia. Assolutamente sì, un esempio concreto, degli esempi concreti oggi a Montauro in questo importante convegno che non ha voluto essere solamente un convegno di retorica, ma il modo più intelligente per ricordare, più costruttivo per ricordare Paolo Borsellino e i nostri colleghi della scorta, alla vigilia di questo 30° anniversario della strage di Via D'Amelio. Noi saremo sul territorio a ricordare i nostri morti, a ricordare i nostri caduti, a ricordare che ha servito lo Stato con dedizione e fino all'estremo sacrificio. Saremo con delle iniziative che riguarderanno l'intera provincia di Catanzaro. Alle 16:58 del 19 luglio saremo in uno dei quartieri più particolari della città di Catanzaro, il quartiere Pistoia, dove la criminalità organizzata fa sentire la sua presenza. Saremo là per dire che a Catanzaro, in quei quartieri, la problematica legalità, la tematica di sicurezza non può essere esclusivamente un problema di sole polizia. Su questo invitiamo anche quest'anno l'amministrazione comunale e la politica locale ad essere presente non solamente il 19 luglio a voler ricordare i nostri morti, non solamente in occasione di questi drammatici anniversari di ricordi, ma tutti i giorni. Ma sicuramente rispetto a quello che è stata una sentenza scellerata sull'abolizione dell'ergastolo ostativo, che è stato uno strumento voluto fortemente da Falcone, utilizzato dai tanti magistrati per portare ovviamente e condurre i boss ad avere dei benefici solo a seguito di un pentimento reale, quindi di una collaborazione. A questo si aggiunge il tentativo di scardinare ulteriormente quello che è il carcere duro e quindi il 41 bis e nello stesso tempo anche la sentenza dell'altro giorno da parte dell'Unione Europea per la quale c'era stato in qualche modo detto che invece si faceva
perché richiesto dalla stessa Comunità Europea rispetto ai reati di corruzione, ma anche a quello che riguarda la riforma Cartabia sull'improcedibilità, che scenderà come una scure su tanti processi che non arriveranno mai a sentenze. Per noi la certezza della pena, certamente attraverso anche un percorso di riabilitazione per chi la deve scontare, diventa un fattore importante. Se si vuole realmente onorare la memoria dei tanti magistrati, degli uomini e delle donne delle scorte, di coloro che in qualche modo hanno testimoniato anche con grande coraggio, lo si deve fare legiferando, ma soprattutto dando alla società quella possibilità di poter far sentire la propria voce attraverso norme chiare e non uno Stato che arretra. Per gli organizzatori la soddisfazione di un incontro ben riuscito con tanti temi di riflessione. Allora, sono molto contento dei contenuti che si sono affrontati durante la serata, sono molto contento della partecipazione dell'onorevole Vandaferro, dell'onorevole Piraiello, di Luani Lardo e anche, diciamo, del messaggio che ha mandato Mario Ravida. Ci dispiace per le due assenze di Ravida e di Saffioti causa Covid, però la serata è stata sicuramente positiva. Sapete che io non me le tengo, quindi avrei preferito un po' più di presenza della politica locale, dei comuni limitrofi, che evidentemente avevano di meglio da fare. Certe volte la politica della, diciamo, di mafia si dovrebbe, oltre che parlarne, anche farne fatti veri. E io credo che questo evento era una serata per parlarne in maniera anche in maniera concreta, non con i soliti discorsi, ma abbiamo portato fatti e testimonianze realmente molto importanti. Quindi in realtà sono molto soddisfatto di questa serata che con grande sacrificio insieme ad Antonio abbiamo organizzato e anche con la collaborazione degli altri colleghi.